vero o non è vero, chi più chi meno, ma parliamo sempre. Noi possiamo parlare per avere, per raggiungere due obiettivi. Uno è dare informazioni, uno è comunicare. E c'è una grande differenza. Chi di voi fuma? Qual è il tuo nome? Donna mia? Chiara. Chiara, diciamo che io e Chiara ci siamo conosciuti da poco e siamo al bar e Chiara inevitabilmente si accende una sigaretta e molto carinamente dice: Piero, vuoi fumare? E dico: no Chiara, ti ringrazio, non fumo. Ho dato un'informazione oppure ho comunicato qualcosa? Ho dato un'informazione, ho detto non fumo. Differente è se Chiara mi dice: Piero, vuoi fumare? Io dico: guarda Chiara, ti ringrazio, però sai, non mi posso permettere di morire giovane, ho dei figli piccoli ancora e quindi ci devo stare attento. Ho dato un'informazione oppure ho comunicato qualcosa? Ho comunicato, no? Ho detto qualcosa che a lei in quel momento gli ha disegnato in qualche modo un'immagine, gli ha disegnato un sistema tale per cui probabilmente da quel momento la sigaretta avrà un altro sapore, perché ci avrà pensato anche lei.